questo non si faceva fuori. Thank you.
Allora, siamo alla fine della partita degli allievi del Castrum. Purtroppo questa mattina per mister Caputo è andata male, abbiamo perso 6-3, però la squadra naturalmente deve avere una reazione diversa quando vanno sotto di qualche gol, reazione che forse oggi non ha avuto. Buongiorno a tutti, sì, purtroppo la reazione nel finale non c'è stata, comunque alla fine la squadra si è comportata bene, ha dato il massimo, dovremo cercare di migliorare, di apportare qualche miglioria dal punto di vista tattico, perché giocano troppo sull'individualità i ragazzi, bisogna adottare uno schema di gioco più collettivo, però vabbè, queste saranno poi considerazioni che spettano al mister, questo ovviamente è il mio punto di vista. Comunque io mi volevo soffermare sul lavoro che stiamo portando avanti sui ragazzi, mi piace, si è creato un bell'ambiente, anche il pubblico, le famiglie che stanno seguendo la squadra degli allievi risponde, quindi vuol dire che stiamo lavorando bene, speriamo di continuare su questa strada, di migliorarci e niente, quindi non mi resta che augurare ai ragazzi un buon proseguimento di campionato. Niente, facciamo i complimenti anche agli avversari perché hanno dimostrato di meritare di essere forti e quindi di meritare la vittoria ampiamente. Sono più avanti di noi dal punto di vista, non dico atletico perché atleticamente eravamo messi bene, cioè siamo messi bene, però dal punto di vista tattico sono più abituati a giocare a calcetto, mentre i nostri magari ancora si trascinano l'esperienza del calcio a 11, quindi ancora devono entrare bene nei meccanismi, però c'è tempo, ma sono contento che i ragazzi comunque seguono il mister, quindi sono disponibili a migliorare, al cambiamento, quindi va bene così per il momento. Non dimentichiamo che poi la cosa importante è che devono andare in campo, divertirsi, disciplina, educazione e rispetto per gli avversari. Questo penso che sia la cosa più importante di questo campionato. Certo, questo sì, però mi è sembrato che, a parte qualche episodio all'inizio, per cui non ho ancora avuto modo di scusarmi e voglio scusarmi a nome della società Castrum, come ho detto sempre dal primo momento, il Castrum deve essere esempio e nel DNA del Castrum c'è il rispetto, come ho sempre detto, per l'avversario, per l'arbitro, per la società, per l'allenatore e per i compagni, quindi il rispetto è rispetto quindi dei ruoli e anche delle regole, anche se non si è d'accordo con qualche decisione arbitrale o scelta tecnica del mister, comunque i ragazzi devono capire, devono accettare le decisioni, perché il Castrum, cioè diciamo, c'è un aspetto sociale nel Castrum che è più importante di quello sportivo e agonistico, che appunto è un messaggio importante, i ragazzi devono capire che il nostro è diciamo un lavoro più dal punto di vista sociale e formativo che un lavoro prettamente sportivo. Ovviamente bisogna sempre puntare a vincere, l'aspetto agonistico è importantissimo, però non devono dimenticare che l'aspetto sociale è più importante e quindi devono imparare a rispettare i ruoli e a rispettare le regole. Però vedo che i ragazzi hanno capito qual è l'atteggiamento da adottare, ci stanno seguendo bene, per cui non ho nulla da rimproverarli da questo punto di vista. Per chiudere questa intervista, allora un applauso a tutte e due le squadre, a tutte e due le società, e speriamo per la prossima volta in un risultato migliore. Certamente, speriamo bene, dai. Forza Castrum, sempre forza Castrum. Grazie. Allora, siamo qui a fine partita con mister Caputo, allenatore degli allievi del Castrum. Purtroppo oggi, mister, non è andata molto bene, abbiamo perso 6-3. Una sola cosa, forse questa reazione, questa grinta che cercavamo tutti noi da fuori, forse il secondo tempo non c'è stata, e la parte difensiva forse ha fatto un po' acqua. Ma è così, non ci sono altre scusanti perché è andata così. Ci sono delle partite che riesci a recuperare come abbiamo fatto oggi, con impegno, perché con grinta, con determinazione, ma poi ci sono delle partite come questa di oggi, che ci sono fasi della partita che devi tenere un po' più di concentrazione, devi saper fare la fase difensiva, non l'abbiamo saputo fare perché nelle partite ci sono quelle fasi di 10 minuti, un quarto d'ora, che sono equilibrate le partite, però appena lasci un poco
di spazio, poi non lascio una minima ingenuità e ti fanno gol. Così è stato, purtroppo è andata così, i ragazzi ce l'hanno messa tutta, però dobbiamo migliorare sul reparto difensivo, perché fino a quando l'abbiamo contrastato, l'abbiamo mantenuto la partita in piedi sul 3-3. Quando poi siamo sfuggiti abbiamo perso la partita. Tutto questo è l'analisi della partita, perché ce la siamo giocata sul possesso palla, abbiamo fatto bene, sulla fase difensiva meno, perché sono tutti errori fatti di ingenuità, di inesperienza. Spesso i ragazzi non rientravano, visto che non vogliamo dare colpa ai ragazzi che stanno in difesa, ma sappiamo che al calcetto non esiste difesa, non esiste attacco, è un unico reparto, e oggi forse questo non c'è stato. È stato, l'ho detto già prima, all'inizio c'è stata una fase che l'abbiamo mantenuta all'inizio del secondo tempo bene, incitavo i ragazzi a stare dietro l'uomo, a tenerli bene, perché c'erano il 10 e il numero 13 che scappavano sempre, però poi non ce l'abbiamo fatta più, perché ci manca, siamo il primo anno, anche questo dobbiamo crescere su queste cose, però non ci dobbiamo abbattere, la grinta i ragazzi ce l'hanno messa tutta, però purtroppo non possiamo fare altro, dobbiamo andare avanti. Comunque noi facciamo un applauso alla squadra che comunque ci ha fatto divertire, anche se non abbiamo vinto. Facciamo un grosso applauso anche alla squadra avversaria, perché hanno saputo tener testa alla nostra formazione. E poi l'importante comunque è anche un aspetto sociale, quello là di divertirsi, i ragazzi stare insieme, crescere insieme. Questo è prima di tutto, stare insieme, giocare e divertirsi. Per quanto riguarda la squadra avversaria, una squadra che sta stata ben in gamba, stava molto bloccata dietro, sia il capitano che l'altro, non mi ricordo quale nome, praticamente stavano dietro bloccati, non si muovevano, e quindi noi era difficile passare. Però abbiamo recuperato, abbiamo pareggiato la partita, eravamo sul 3-3, ce la siamo giocata bene, abbiamo avuto altre occasioni sul 3-3 per andare avanti, però purtroppo abbiamo fatto degli errori sul piano difensivo, non facciamo bene la fase difensiva, perché l'ho detto già prima, ci sono partite in cui devi tenere i nervi saldi, perché bisogna tenere testa all'avversario, tranquilli, calmi. Bisogna fare la fase difensiva stringendo i denti, che poi può venire anche l'occasione per vincere la partita. Questo ancora non lo sappiamo fare, per questo oggi abbiamo perso la partita. E comunque il primo anno che stiamo facendo questa attività, ci sono ragazzi che campionato non hanno mai fatto, e quindi già penso che stiamo facendo qualcosa di importante. Io penso che quest'anno non si deve guardare la classifica, non si devono guardare i risultati, dobbiamo andare partita dopo partita, prepararci, allenarci durante la settimana, perché là si ottengono i frutti durante la domenica, perché i risultati non possono venire la domenica giocando, ma si ottengono durante la settimana migliorando gli errori, migliorando le ingenuità che facciamo durante le partite, e piano piano, se facciamo questo, lavoriamo, penso che poi nel futuro possano arrivare anche i risultati. Abbiamo saputo dalle notizie dagli altri campi che Pambianco ha pareggiato in vetta di capocannoniere anche un altro ragazzo che in questo momento non sappiamo il nome. Nardulli, quindi vuol dire che questo ragazzo sta facendo bene. Speriamo bene magari anche per la prima squadra. Pambianco è un giocatore che ci ha fatto tanti gol, sta dando una grande mano insieme agli altri. Però naturalmente Emilio Pambianco ha bisogno anche di supporto, perché delle volte non è che può fare tutto lui, può fare 6 gol, però non gli possiamo chiedere più niente. E deve passare la palla qualche volta in più. Ok mister, io la ringrazio, okay, e buona giornata, arrivederci. Grazie.